A me mi ha licenziato proprio appena iniziato il coronavirus. In questo video parlo del mondo del lavoro durante il coronavirus. Lo stiamo vedendo, la situazione economica vive un momento molto difficile. C'ho tanti amici che avevano tipo che lavoravano nei ristoranti. Ma in questo quadro, in questo contesto, ci sono anche i lavoratori, i disoccupati e gli inoccupati, che potrebbero vedere un peggioramento delle condizioni lavorative insieme a dei ricatti occupazionali. Così, per capire la situazione, ho chiamato chi il lavoro lo sta cercando proprio in questo periodo. Trovo difficoltà a trovare lavoro nel mio settore. Ho chiamato un'agenzia di somministrazione lavoro di Modena. Altri settori ne stanno risentendo. Il meccanico sì, sicuramente. Il centro per l'impiego di Modena. Ma dal centro per l'impiego di Modena, nonostante diversi solleciti, non ho ricevuto risposte sulla situazione del lavoro in questa fase per quanto riguarda la provincia di Modena. E il sindacato CGIL di Modena. Di sicuro adesso, ad oggi, le condizioni sono diventate molto più precarie, molto più instabili. Sentite che cosa mi hanno detto. Ho letto il tuo annuncio che cerchi lavoro come facchino operaio. Adesso la situazione di chi cerca lavoro è più difficile rispetto a prima del coronavirus? Più che difficile, diciamo. Ecco, perché? Tipo, cosa, com'è cambiato? Prima io, cioè, quando mettevo a cercare lavoro così, mettevo un annuncio così su Subito oppure negli altri annunci, magari anche se non lo trovi subito, trovavi delle persone che ti mandavano così dei messaggi a fare delle proposte, capito? Sì. Però adesso metti un annuncio magari 2-3 settimane, io adesso è da un mese che ho l'annuncio su internet, ma c'è, cioè, nessun messaggio, ma anche i curriculum adesso li mandi, ma c'è, cioè, nessuno ti ricontatta. Il mio settore come campo professionistico è la metalmeccanica. A 53 anni, capito, non lo so se riesco a trovare da lavoro. E quindi chi è che ti assume? Già è difficile con questa crisi. Poi si mette il coronavirus, poi si mette l'età di una persona. E non c'è niente adesso, nel fatto della ristorazione, eccetera, non c'è niente. Perché non si sblocca un po'. Com'era prima dell'inizio dell'emergenza? Era un po' meno. Cioè, era più facile cercare, era più facile trovare lavorare. Sì, adesso proprio il blocco. A me mi ha licenziato proprio appena iniziato il coronavirus, quindi anche sotto Covid abbiamo sicuramente lavorato con l'alimentare, col biomedicale, perché non si sono mai fermati. Sì. E il settore delle pulizie ha avuto un fortissimo incremento per tutte le sanificazioni che ha richiesto le aziende dove hanno gli appalti. Ho capito. E invece altri settori ne stanno risentendo da questa situazione? Il meccanico sì, sicuramente è ripartito un pochino adesso, poi nel mese di maggio, però si erano completamente fermati. Adesso però state notando una ripresa delle domande, cioè della richiesta di lavoro? La meccanica poco, hanno riattivato qualche contratto che avevano o lasciato scadere. Sì. Quando hai chiamato i lavoratori che erano in cassa. Avete delle previsioni come andamento, cioè se si riprenderà sui ritmi di prima, pre-crisi o comunque ci sarà... Pre-crisi ancora direi di no. Non siamo ancora così fiduciosi. Diciamo che insomma un po' di lavoro si sta muovendo, però con i, diciamo, i pre-crisi sicuramente, almeno fino a settembre sicuramente no. Già prima di entrare nella fase Covid il mercato del lavoro era molto fragile, c'era una pluralità di contratti precari, c'era una grande frammentazione, c'era più che altro anche la frammentazione di chi aveva un contratto a tempo subordinato con riduzione dell'orario di lavoro, con la crescita di part time, con la crescita di dimissioni, e quindi in realtà il mercato del lavoro era molto fragile anche dal punto di vista retributivo. Covid ha in qualche modo congelato la situazione, ma abbiamo già visto i primi danni effettivi e i rischi che si potrebbero correre, vale a dire la possibilità che ci sia un aumento di dimissioni, che sia stato in realtà un calo di lavoro che bisognerà gestire nei prossimi mesi, nei prossimi forse anche anni. E quindi anche una precarizzazione non solo proprio del tipo di contratto, ma delle condizioni lavorative. Ricordiamo che in queste settimane, in questi mesi c'è il blocco dei licenziamenti, ma quando verrà a cadere il blocco dei licenziamenti, cioè almeno nel mese di agosto, vedremo che effetti ci saranno. Di sicuro adesso, ad oggi, le condizioni sono diventate molto più precarie, molto più instabili, e in realtà si è creato molta rapporto, soprattutto nelle piccole, piccolissime imprese, nelle aziende, nelle attività commerciali, uno a uno tra lavoratore e datore di lavoro, e lì ovviamente il campo del simil ricatto è molto più ampio e c'è molto più rischio da quel punto di vista.